Have a nice week. Lucetti. Il modo in cui trovo persone che ammiro e da cui posso imparare costantemente è innanzitutto il ricordarmi che non ho bisogno di una sola persona da seguire e da ammirare, ma aspetta, prima dobbiamo sfatare un mito immediatamente. Non hai bisogno di un solo mentore e soprattutto lui o lei non devono essere necessariamente umani. I nostri mentori possono assumere le forme e le sembianze più diverse. Possono sì essere persone, ma possono anche essere libri, seminari, videocorsi. E a seconda del momento della nostra vita che stiamo vivendo, possiamo utilizzare più di una forma di mentorship in contemporanea, oppure una piuttosto che un'altra. Io in realtà ho cominciato proprio con libri e videocorsi. Nel 2008 ho avuto la fortuna di entrare a far parte di un'azienda che si è rivelata poi essere uno dei più grandi editori di crescita personale al mondo, e guarda caso il mio ruolo era proprio quello di assistere i clienti nell'acquisto di quelli che erano i vari videocorsi che avevamo a disposizione. Ora, perché potessi fare bene il mio lavoro, dovevo sapere praticamente a menadito tutto quello che dicevano questi corsi, e ho deciso che forse era il caso non soltanto di impararlo qui, ma di metterlo anche in pratica. E beh, tutto il resto, se conosci la mia storia, è stato abbastanza straordinario. Ok, so quello che stai pensando. Questo video era dedicato a come trovare una persona umana che possa darti una mano. E quindi ecco qui alcuni dei criteri che io personalmente utilizzo per trovare il mentore che va bene per me in ogni momento della mia vita, quando ne sento il bisogno. Primo, assicurati di condividere gli stessi identici valori della persona che scegli come tuo mentore. E no, non è così scontato. Molto spesso, anche se sembra quasi paradossale, siamo inclini a scegliere qualcuno che ha avuto un enorme successo, magari da un punto di vista materiale, perché pensiamo possa insegnarci di più, anche se non condividiamo i suoi stessi valori, anche se non abbiamo lo stesso senso etico. E questo alla lunga può rivelarsi un grosso problema, perché genera un vero e proprio gap tra quello che effettivamente stai imparando teoricamente e il tuo desiderio di metterlo in pratica. Ad esempio, imparare nuove strategie per guadagnare di più potrebbe rientrare nel cassetto Business Coaching 101 o Lezioni di Rapina 101. Secondo, cerca un mentore che non ti dia tutte le risposte, anzi che non te ne dia nessuno. Un ottimo mentore è una figura che ti fa le giuste domande, non ti dà le risposte, perché nessuno può avere le risposte, le puoi trovare soltanto tu. E se ti vengono offerte in un piatto d'argento, non solo potrebbero essere quelle sbagliate, ma se anche fossero quelle giuste, sarebbero del tutto inutili. Dobbiamo sbatterci, fare fatica per riuscire a trovare quello che funziona per noi. Il tuo mentore, il tuo coach, non è lì per aggiustarti, non sei rotto, devi soltanto trovare la strada giusta. E l'unico modo per farlo è attraverso domande chiave, che solo un buon mentore sa come porti. Il che mi porta, tra l'altro, al punto numero 3. Evita a tutti i costi il cosiddetto yes man. Non hai bisogno di qualcuno che ti dica sempre sì e che ti dica esattamente quello che vorresti sentire. Hai bisogno di qualcuno che ti dica esattamente quello che hai bisogno di sentire in questo preciso istante. Il che significa che molto probabilmente ti scontrerai con il tuo coach agli inizi, ma da quello scontro ci sarà poi una resa, e da quella resa ci sarà un'apertura a infinite nuove possibilità, una vera e propria svolta. Proprio di recente ho avuto un'esperienza molto simile con il mio business coach, il quale non è di sicuro qualcuno che te le manda a dire, ma proprio grazie a questa sua capacità di essere così diretto e a volte anche duro, sono riuscita a riemergere da una situazione di confusione totale molto più resiliente e molto più forte di prima. Ma la parte più bella comincia adesso, nello spazio qui sotto i commenti. Raccontami se hai mai cercato un mentore, se l'hai trovato, e se sì, come sei riuscito ad individuarlo. Ricorda che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Quindi non aspettare un secondo di più e raccontami tutto qui sotto. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail.
Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.